parto io. Sì. Dunque, intanto prima cosa volevo ringraziare Robasket per la disponibilità di questa mattina nel darci il campo di allenamento, e quindi presidente Buonamici, i dirigenti e anche Ferdinando Cavaliere, perché insomma noi avevamo chiesto di avere un certo orario e sono stati estremamente disponibili, quindi non in tutti i campi si trova una. Non in tutti i campi si trova una disponibilità come c'è stata qui all'Eurobasket, e quindi credo che sia giusto menzionare la società per la disponibilità che ha dimostrato. Per quanto riguarda la partita, direi che il nostro inizio è stato totalmente al contrario di quello che immaginavamo di dover fare, che avevamo pensato e preparato di dover fare. Direi che soprattutto l'aspetto mentale è stato molto, molto latente per il pressappochismo con cui abbiamo iniziato la partita, e questa è una cosa assolutamente grave. Di contro direi che poi abbiamo, come spesso c'è successo in questo campionato, ripreso le redini della partita, sicuramente dal punto di vista difensivo, dove siamo stati estremamente costanti nell'arco del secondo, terzo e quarto, e soprattutto nel momento in cui ci sono stati due momenti: nel momento in cui abbiamo preso il vantaggio non siamo stati capaci di capitalizzarlo, e lì avremmo dovuto, non dico ammazzare la partita, però sicuramente prenderci un margine ancora più ampio per quantomeno per passare la pressione sulle spalle degli avversari. E poi invece la bravura è stata quella quando siamo andati sul meno 6 a 4 minuti e qualcosa dalla fine, dove non abbiamo perso la luce, abbiamo fatto un parziale mi sembra di 14-6, e quindi direi che in questo sicuramente la squadra ha dimostrato maturità. Chi pensava che qui noi venissimo a fare una passeggiata probabilmente non capisce il pallacanestro, perché l'Eurobasket non è più la squadra che è stata fino a poco tempo fa, è una squadra che ha una idea chiara di come stare in campo, è una squadra che ha messo dentro una difesa estremamente solida, dove non lascia più niente al caso agli avversari, che è quello che ti devi vai a trovare sul campo, te lo devi assolutamente conquistare. Quindi in questo la partita difficile che noi abbiamo fatto indubbiamente c'è grande merito da parte dell'Eurobasket. Io conosco i miei giocatori e dico che la testa probabilmente non era quella nel modo giusto che doveva essere all'inizio della partita, però sarei ingeneroso nei confronti dell'Eurobasket e del mio collega nel dire che abbiamo giocato contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, cioè che ha creato dei problemi. Perché? Perché direi che è la squadra del momento, ripeto, io in sede di presentazione ho detto che è l'unica squadra delle 16 del nostro girone che ha fatto l'unica che ha fatto il parziale di 4 vittorie e una sconfitta, nessun'altra squadra ha questo percorso, è la squadra che nel girone di ritorno è prima in classifica, quindi voglio dire sono tutti quanti elementi che danno un senso della forza e della potenziale di questo gruppo, e non ultimo anche i risultati importanti che hanno fatto qui in casa contro squadre accreditate come può essere Biella, Tortona, adesso sicuramente mi sfugge qualcuno, e il risultato anche fuori casa a Latina, cioè dimostra assolutamente una squadra di grande personalità e che ha messo dentro delle idee estremamente chiare sia di attacco che di difesa.